Damila e Shiro, una delle sue canzoni più conosciute, a gemelle hologram, occhi di gatto, i puffi, l'immancabile Kiss Me Licia e chi più ne ha più ne metta. Cristina D'Avena, simbolo delle sigle dei cartoni animati degli anni 80 e 90, ha entusiasmato e risvegliato ricordi nel pubblico jesolano grandi e piccini, in occasione dell'intitolazione di un tratto di lungomare delle stelle proprio per lei. E quando è stata chiamata era incredula. Sono emozionatissima, è veramente un sogno, una cosa molto particolare, cioè non, veramente sono senza parole e vi ringrazio di cuore. Dopo 2 anni e mezzo finalmente, come appunto dicevo prima, stiamo riuscendo piano piano a riprenderci un po' in mano la nostra vita, la nostra condivisione d'amore, perché poi noi facciamo un bellissimo lavoro, no? Che è proprio quello di cantare e far sorridere e far cantare le persone che vengono a vederci. E infatti Cristina, che quest'anno festeggia i 40 anni di carriera, è riuscita a far cantare, oltre al pubblico, anche l'assessore regionale jesolano Francesco Calzavara. La canzone che ti fa tornare bambino, no? È la canzone che ti dà la possibilità di aprire il tuo cuore e dire: ma guarda che ci sono anch'io, ci sono anch'io, fammi vivere. Perché noi spesso tendiamo, no, a nascondere la nostra parte più fragile, perché poi l'infanzia è la parte più nascosta di noi, no? Noi abbiamo paura che fondamentalmente se tiriamo fuori l'infanzia allora no, non siamo persone mature. Non è così. Ha voglia se siamo maturi, anzi è quando tiriamo fuori la parte più piccola di noi che noi abbiamo capito e siamo diventati grandi. Cristina è già innamorata di Jesolo, dove a suo tempo furono anche girate alcune scene di Kiss Me Licia. A me piace tantissimo Jesolo, tornerò.